I tumori del colon retto, tumori invasivi, adenocarcinomi del colon retto, sono dovuti alla crescita anomala delle cellule della mucosa colica, cioè del rivestimento interno dell'organo. Nel 90% dei casi il cancro del colon retto è preceduto da una lesione benigna, il polipo adenomatoso, la cui rimozione comporta una netta riduzione del rischio di neoplasia. Per questo è importante aderire allo screening promosso dall'ULS 20. Ma come si svolge? Lo screening si svolge essenzialmente così: per la retrosigmoidoscopia arriva a casa un invito con un appuntamento a venire a eseguire questo esame e a ritirare la preparazione. In cosa consiste? La retrosigmoidoscopia è la risalita nella parte sinistra del grosso intestino, il colon, con un endoscopio con cui si può vedere l'interno appunto dell'intestino e togliere eventuali polipi o fare biopsie. E la ricerca del sangue occulto nelle feci? Il sangue occulto ci permette di soprattutto di svolgere la seconda funzione, quella di riscontrare in fase precoce i cancri, quindi è più adatta a una popolazione di età leggermente più avanzata. Nel novembre del 2003 è iniziata in modo parziale, interessando tutta l'area dell'ULS 20, che conta circa 600.000 persone, la campagna di screening per prevenire il tumore del colon retto. Le persone interessate sono di età compresa tra i 50 e i 70 anni, ma soprattutto tra i 60 e i 70. Fino ad oggi ne sono stati coinvolti 53.800 tra uomini e donne. Sono stati tolti 843 polipi ad alto rischio, il che significa che nel 50% dei casi si sarebbero trasformati in cancri, ma anche 184 veri e propri cancri, prevenendo in questo modo 400 tumori già sviluppati, anche se quasi tutti allo stadio iniziale e quindi curabili. Lo screening ha cambiato qualche cosa per il chirurgo? Ha cambiato molto. I pazienti che giungono dallo screening, e sono naturalmente che giungono al chirurgo, sono tutti pazienti che hanno dei cancri del colon, nei due terzi, più di due terzi, sono tumori in fase iniziale, del primo o del secondo stadio. Questo vuol dire una guarigione medialmente del 90%. La possibilità di affrontare dei tumori in fase iniziale, ormai per noi, la via laparoscopica, cioè senza il taglio dell'addome, è diventata la routine. Perché è importante rispondere a questo invito? Il cancro del colon purtroppo è un cancro molto frequente da noi. Pensiamo che nella nostra regione 5-6% della popolazione ammalerà nella sua vita di cancro del colon. E se vogliamo, la fortuna o la potenzialità di questo screening è legata al fatto che, trovando i polipi e asportandoli, praticamente si annulla l'incidenza di cancro del colon. Ed è un peccato non approfittarne, perché spesso ci troviamo appunto con lesioni avanzate che si potevano benissimo prevenire. Non solo, è importante anche da un punto di vista delle risorse impegnate per questa campagna, che ovviamente se vengono utilizzate per questo non possono essere utilizzate per la diagnosi e cura e quindi vanno utilizzate al meglio. E se c'è adesione di popolazione vengono utilizzate al meglio, altrimenti le nostre risorse sono programmate e distribuite per nulla. Per la ricerca del sangue occulto nelle feci come funziona? Viene mandato un invito ai cittadini a rivolgersi alle farmacie a ritirare il kit per appunto la ricerca del sangue occulto. Vi sono tutte le istruzioni per come fare. Coloro che hanno un test a sangue occulto positivo viene mandato avviso e vengono richiamati per fare appunto la colonscopia totale.